Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Pace di Cristo, che Dio vi benedica, una buona serata nel Signore. Oggi è 18 giugno 2019, in collegamento live sia su live video che live speaker audio con la puntata delle sorelle. Ringrazio il Signore per questa giornata che il Signore ci ha potuto donare. Oggi è martedì. Inizia il caldo, gloria a Dio, però sta arrivando anche l'estate, il 21 giugno inizia l'estate, possiamo dirlo effettivamente, però preghiamo che il Signore possa mantenere fresco, non possiamo soffrirne tanto. Prima di iniziare, come potete vedere dal video, per chi ci sta seguendo, sono insieme alla sorella Valentina. Pace di Cristo. Amen. E la sorella Alessia. Amen. Pace di Cristo a tutti. Amen. Che Dio vi benedica. E questa sera siamo insieme collegate dalla nostra casa, Brandizzo. Però prima di iniziare vogliamo fare una preghiera e poi continuiamo con i saluti. Amen. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringraziamo, Signore Santo, per questo giorno che ci hai donato, Signore. Grazie per come siamo qui riunite nel tuo nome, Signore, glorificandoti, Signore, benedicendoci, Signore Santo. Per come tu ci hai dato le forze di affrontare un'altra giornata, Signore. Siamo arrivati al termine di essa, Signore, e vogliamo edificarci in te, Signore Santo, con una parola che tu stesso, Signore, hai mandato per noi, Signore. Grazie per ogni mia sorella qui presente, grazie per ogni mia sorella che sta ascoltando, che sta guardando, Signore. Mettiamo tutto nelle tue mani, Signore, affinché la tua parola possa arrivare nelle case di ognuno di noi, Signore. Restare ferme, Signore Santo, e salve nel tuo nome. Nel nome di Gesù, guida ogni cosa, nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Amen. 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 Ancora un grande saluto a tutti voi che siete in ascolto, delle sorelle di Torino, Milano, d'Italia, tutte le sorelle che sono in collegamento e che ci stanno guardando. Vogliamo dare un saluto speciale anche alle nostre autorità qui della Chiesa del Signore in Torino, nel Piemonte, il nostro pastore, Pace di Cristo, e la sorella Maria, la sorella Pina, che ci ascoltano e che ci stanno vedendo, che Dio vi benedica, e a tutte le sorelle Torino Nord, Torino Sud, Torino Centro, gloria a Dio, e preghiamo veramente che questa parola possa essere di edificazione per voi tutte, come l'è potuto essere con noi. E diamo un saluto anche alla nostra sorella Tina Puca, che ci ascolta e ci guarda da Roma, la nostra presidente Dorcas dell'Italia, che Dio ti benedica, cara sorella, e grazie anche per le tue parole, sempre di incoraggiamento che ci puoi inviare, noi condividendo con il gruppo locale,
sempre una parola in tempo per noi. E, care sorelle, come potete vedere dal titolo, il tema dell'influenza. Per chi di voi ha potuto seguire il Telegram nella giornata di ieri, è stato condiviso dalla nostra sorella Maria un link che ci avevano condiviso le sorelle del gruppo nazionale da parte della sorella Isabel Perena das Neves. Se avete potuto leggere, questo studio è stato molto edificante per noi e l'abbiamo voluto insieme, vogliamo parlarne questa sera con tutte voi. Per chi non l'abbia letto possa prendere il tempo di leggerlo, ma questa sera lo leggiamo insieme, articolando ogni punto che il Signore veramente ha parlato. Questo studio è una parte che è stata tratta dal libro che sta scrivendo la sorella Isabel Pereira, proprio per gruppo di donne e giovani, quindi è per noi, è per voi tutti, iniziamo a leggerlo nel nome di Gesù. Sorella Alessia, vogliamo leggere la prima parte? E leggiamole insieme, amen? Amen. Inizia con una scrittura, 1 Corinzi 11, verso 1. Amen. Siate miei imitatori, come anche io lo sono di Cristo. Conosco una frase che dice, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, il quale mette in rilievo il potere dell'influenza interpersonale. John Maxwell afferma che durante la sua vita una persona può influenzare mediamente più di 5.000 persone. Quindi la domanda corretta non è se esercito alcuna influenza negli altri, ma piuttosto che livello di influenza ho sugli altri. Amen. Veramente possiamo vedere da questa introduzione, come abbiamo detto dal titolo, si parlerà dell'influenza, il potere dell'influenza. Questo detto che dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, no? Non focalizzandoci, cioè la domanda corretta non è se esercito alcuna influenza negli altri, ma piuttosto che livello di influenza. Io non so se vi è mai capitato di stare con una persona, no? Di stare di più con una persona e iniziare a parlare quasi, diciamo, al suo modo, no? Al suo, che sia il cento, che sia proprio un suo modo di parlare, influenzandovi, no? Di questo modo di questa persona, quindi magari in quel caso subiamo l'influenza, oppure se vi è capitato qualche volta, ovviamente, che la nostra influenza possa avere un livello maggiore negli altri, quindi il nostro modo di parlare, in questo caso si va a parlare molto della parola che abbiamo nell'influenza. E quindi se vi è capitato mai di essere, di coinvolgere, di trascinare una persona con voi nel lato positivo piuttosto che negativo. Andiamo a vedere, sorella, amen. Studieremo oggi il potere dell'influenza attraverso il consiglio biblico, assumendo il compromesso di essere una donna d'influenza, ogni giorno positiva per coloro che ci circondano. Amen, ogni giorno positiva per coloro che ci circondano. Io personalmente, gloria a Dio, mi sento più, non più spesso, però non proprio quasi tutti i giorni con le mie vicine di casa, in quanto ci sentiamo per i bambini, le bambine che scendono nel cortile a giocare. E tante volte, no, sento dire, oh, aspetta, sono in crisi, oppure sono in alto mare, sono esaurita, sono così, sono colà. Allora, tante volte lì, ovviamente, il Signore mi dà sempre l'opportunità di dare sempre una parola, no, di quiete, di calma, no, di dire, ok, se hai bisogno, dimmi, ci sono, vengo, non ti preoccupare, stai tranquilla, no? Dare sempre una parola di pace, una parola, è da ridere, cioè da sorridere, perché ogni giorno ce n'è sempre una, no? E nel nostro piccolo, ovviamente, cerchiamo sempre di essere quelle donne che possono influenzare positivamente ogni giorno a quelle che ci circondano. Maestrella. Gestisci l'influenza negativa. Punto, diciamo, A. I familiari. Dissi quindi ai loro figli nel deserto.
Non camminate secondo gli statuti dei vostri padri, non osservate i loro decreti e non contaminatevi con i loro idoli. Ezechiele 20:18. Amen. Quindi iniziamo col gestisci l'influenza negativa. Da dove ci può arrivare questa influenza negativa? Il primo punto, come ha detto la sorella, ci può arrivare proprio anche dai familiari. E la parola di Dio, come dice in questo versetto, dice non camminate secondo quello che avete potuto ricevere dai vostri padri, no? Ma non contaminandovi con i loro idoli. Ma cosa, poi dopo vediamo la parola, cosa ci porta poi a fare? Non è che perché lo fa mia mamma, mia suocera, mia nuora, mia zia, eccetera, eccetera, devo avere quell'influenza, perché poi sono tradizioni familiari, perché poi è la cultura familiare, perché poi, no? E ci iniziamo a fare tanti castelli e tante cose, quando poi vediamo che stesso la parola di Dio abolisce tutto questo, perché una volta che arriviamo a Cristo, cadono tradizioni, cultura, tutto quello, ma davanti a Dio siamo tutti uguale, tutti quei legami sono rotti nel nome di Gesù. Quindi non camminiamo secondo gli statuti dei nostri padri che abbiamo ricevuto. Amen, come dice la sua parola. Punto B. Gli amici. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non acconsentire. Proverbi 1:18. Amen. Possiamo vedere come anche gli amici, i conoscenti, no? Possono avere un'influenza negativa su di noi. E come dice la sua parola, non ci lasciamo sedurre, non acconsentiamo a tutto questo, ma possiamo sempre comunque appartarci e gestire questa influenza negativa che può entrare nella nostra vita e nelle nostre case. Basta rimanere una piccola porticina aperta e il nemico subito può entrare anche in quello. Punto C. Le circostanze. Dopo queste cose, avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, egli non acconsentì a coricarsi con lei, né a darsi a lei. Genesi 39:7-10. Amen. Anche nelle circostanze, nelle situazioni che possono svolgersi giornalmente, un periodo che possa succedere, può arrivare un'influenza negativa nella nostra vita. Questo è stato un caso in cui la moglie del padrone di Giuseppe fece proprio questa proposta a Giuseppe, nonostante erano tutti i giorni, no, che si vedevano, ma Giuseppe non acconsentì a questo, non ebbe quella risposta positiva a quell'influenza negativa. Quindi stiamo attenti anche alle circostanze attorno a noi, alle situazioni, non acconsentiamo che questa influenza negativa entri in noi, ma gestiamola veramente essendo pronti spiritualmente col discernimento che lo Spirito Santo ci dà. Amen. D. La società. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Efesini 5:6. Amen. Quante volte sentiamo dire, no? A livello, in questo caso, la società può essere a livello lavorativo, lo sbocco, no, diciamo, è quello che magari tutti i giorni lavorando si è a contatto con le persone, magari si fanno lavori che si è a contatto con tante persone e con dei ragionamenti ovviamente del mondo, eccetera, eccetera, possono influenzarci negativamente, ma lì il Signore dice non vi fate sedurre da questi ragionamenti. Perché? Perché poi l'ira di Dio avviene su di noi come sui figli, e noi agendo in disubbidienza, quindi che siamo noi che dobbiamo influenzare gli altri. Non è che perché lo dice la società, lo dice la massa, lo dice, no, dobbiamo assolutamente no. L'influenza negativa sia gestita e controllata da noi, non con vari ragionamenti, come dice la sua parola. Che bello poter vedere il collegamento, no, biblico ad ogni cosa. Quindi la parola del Signore è integra, è aperta, no? È per tutto. Quindi possiamo dire grazie Signore, no, anche per questo. Punto E. La cultura. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Colossesi 2:8. Amen. Quello che abbiamo detto prima, la cultura, le tradizioni, secondo le tradizioni degli uomini, no perché si fa così, no perché la mia famiglia fa così.
attenzione a questa influenza. Sembra superficiale, sì. Sembra, però è sottile, quindi dobbiamo stare attenti. No, perché mio padre ci tiene a questo, no, perché mia madre ci dice no, devo andare perché mio padre... Assolutamente no, se noi siamo chiari con la parola del Signore, secondo la tradizione degli uomini, non secondo gli elementi del mondo, ma secondo Cristo. Amen. Perché noi vogliamo vedere sempre alla fine la tradizione degli uomini, tutto quello che ci favorisce carnalmente pure, no? Che è quello che vogliamo, quello che vogliamo. Invece alla fine cosa vogliamo dire? Signore, aiutaci ad essere secondo te, secondo Cristo, secondo i tuoi occhi, come la vedi tu? Come cosa faresti tu, Signore, in questo caso, no? E perché tante volte per non far prendere tipo dispiacere a un familiare possiamo agire e acconsentire a quell'influenza. Quindi attenzione. Punto F. Il mezzo di informazione e comunicazione. Televisione, internet o social network. I tuoi occhi guardino diritto e le tue palpebre mirino dritto davanti a te. Appaia il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Proverbi 4, 25 e 26. Amen. Il mezzo di informazione e di comunicazione, parliamo della televisione, internet, social network, quanto può essere influente nelle nostre vite a livello negativo? E soprattutto oggi che siamo nel 2019, più avanti andiamo, più si vedono peggio, andiamo di male in peggio. Veramente come può essere l'influenza negativa di questi social network, della televisione, di internet. La televisione può essere sciocchezza, ma c'è chi è legato ancora a telenovele, programmi di gossip che sono lì. Io, cioè, a volte mi dicono, ma hai visto questa notizia, hai visto? Io non so niente, cioè nel senso io dico... Veramente, io dico, se dovessi... No, ma dove vivi? Ma dove vivi? Io se dovessi sapere che sei successo qualcosa, non so niente. Nel senso, hai visto quello, ha tradito quello ha fatto a quello del mondo dello spettacolo. Assolutamente, io dico, ma a me non è una cosa che interessa, non mi edifica. Non è niente che mi giova stare lì. Niente. Sapere che una persona tradisce ad un'altra per un gossip, voilà, a me non mi porta né una gioia, né, dispiace di tutto questo, ovviamente uno ci si rende conto di quello che nel mondo oggigiorno c'è, però stiamo attenti a come può essere questa influenza sicuramente negativa che arriva da tutto questo, amen? E stiamo attente a ciò che si può, facciamo una bella pulizia e spazzatura anche con questi social network di amici, conoscenti lì nel... Io da parecchio che non lo faccio, però mi portava alla riflessione questo, di tutte quelle persone che non vengono pubblicate cose che a me non servono, via, non mi serve, cioè nel senso non è una cosa che mi edifica, perché tenerlo lì, no? E quindi magari a volte vengono pubblicate cose, no? Sconce, che ne so, qualsiasi cosa che può succedere, perché ovviamente sono del mondo, per loro è cosa normale, ma se per me, figlio di Dio, posso evitare e posso mi separare da tutto questo, perché non farlo? A me, sorella Valentina, se vuoi leggere tu, influenzare positivamente gli altri con il tuo parlare. Quindi vediamo, abbiamo visto di come possiamo gestire questa influenza negativa, però vediamo adesso come possiamo iniziare a influenzare chi è attorno a noi, soprattutto con il nostro parlare. Poi vediamo con il nostro agire, amen, di come possiamo essere influente su chi è attorno a noi. Quindi come possiamo fare? Se qualcuno dice, ok, voglio gestire l'influenza negativa, ma come posso impattare chi è fianco a me? Proviamo, iniziamo a leggere con il nostro parlare. Allora, punto A, parola saggia. Uno prova gioia quando può dare una risposta e quando è buona una parola detta al tempo giusto. Proverbi 15:23. Amen. Quindi col nostro parlare una parola saggia. Al tempo giusto, proprio quando la stai aspettando, proprio quando qualcuno la sta aspettando e gli dici quella parolina che per loro è proprio come si dice la ciliegina sulla torta. Si dice proprio così, ho detto che si dice. Al tempo giusto può essere impattante positivamente, influenzare positivamente. Amen. Punto B. Parola soave.
Le parole soavi sono come un favo di miele, dolcezza all'anima e medicina alle ossa. Proverbi 16:24. Amen. Quante volte abbiamo parlato che noi donne parliamo, no, un'infinità, parliamo quelle 20.000 parole al giorno, però se da quelle 20.000 parole al giorno, ma cioè possiamo vedere quante parole possono uscire in bene per influenzare chi è attorno a noi, mm-hmm, invece che piuttosto stare a dire cose o a parlare spropositamente. Quindi abbiamo detto parola saggia, parola soave, andiamo avanti, sorella. Punto C, parola di grazia. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Colossesi 4:6. Amen. Quante volte vi è capitato che magari vi trovate anche in un posto che non sia la casa, magari alzate pure la voce per chiamare, non so, che sia il bambino, il marito, no, anche che uno non lo faccia apposta, ma invece quanto è bello poter avere quella parola, no, saggia, soave, di grazia, tutte e tre insieme, ancora poi ne vediamo, no? Col nostro parlare con un tono soave. Io sempre mi ricordo una volta che il nostro pastore ci aveva condiviso, dice che bello poter parlare, una donna che parla soave, quella voce soave che puoi sentire quella calma, quella dolcezza, figuriamoci chi è vicino a noi che possa, no, sentire, non l'urlo e lo scaramazzo, come si dice, però poter sentire quella parola di grazia, usare dei termini graziosi, proprio termini biblici, no? Che la parola ci chiama ad avere, a parlare. Amen, sorella. Di. Parola appropriata. Una parola detta al tempo giusto è come dei pomi d'oro su un vassoio d'argento. Proverbi 25:11. Amen. Parola appropriata. Quindi siamo parola saggia, soave, di grazia, è appropriata. Vediamo ancora perché ce n'è ancora tanto. Io non mi aspettavo che potevano essere tutte queste parole che possiamo avere, no? Impattando positivamente. Punto è parola di compassione. Il Signore, l'Eterno, mi ha dato la lingua dei discepoli perché sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli mi risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Isaia 54. Amen. Parola di compassione, no? Che bello poter ogni giorno rinnovare queste parole in noi e dire Signore aiutaci, è difficile, no? Nel senso, però se prima di parlare, no? Pensiamo e ci riflettiamo di come una parola, una frase, un qualcosa può influire positivamente, ma come diceva una volta, sempre che ricordo questo studio nel nostro pastore, diceva una parola, una frase, tu ricordati sempre che la puoi dire in tre modi, ok? C'è il modo che tu vai diretto, c'è il modo che ci vai come suggerimento e c'è un modo che puoi arrivarci soavemente, diplomaticamente, cioè nel senso detto proprio. Quindi siamo attenti a come parliamo, quindi pensiamoci, ok, sto usando parole sagge, parola di grazia, soave, come lo sto dicendo? Se iniziamo a pensare prima di parlare, tante volte non sbagliamo, evitassimo di sbagliare, se ci così evitassimo di sbagliare, eviteremo di sbagliare e possiamo al tempo stesso, noi evitiamo di sbagliare, però impattare. Lettera F. Parola prudente. Chi modera le sue parole possiede conoscenza e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Proverbi 17:27. Parole moderate, prudente. Non dire la prima cosa che ci capita, ma pesare ogni parola. Questo può essere impattante, può essere edificante, che sia per la sorella, che sia per il vicino. Può servire a qualcosa, perché parlare alla fine di cose senza senso, cioè senza un fondamento, a cosa serve, no? Invece moderare le proprie parole con quella conoscenza, con quella sapienza e con lo spirito calmo. Amen. Signore, donaci tanta calma. Amen. E appunto, parola amorevole.
La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. Proverbi 15:1. Ah, su questo potremmo fare un libro. Perché magari, vedi, facciamo un esempio. In questo caso stiamo parlando nel parlare, no? E di influenzare positivamente chi attorno a noi. Mettiamo la vicina di casa, va bene? Mettiamo un caso comune. Magari la vicina di casa ti viene, ma faccio un esempio assurdo, qua la bambina ha lasciato la carta per terra, no, facciamo un caso così, e in quel momento cosa facciamo? Cioè iniziamo a dire, ma quando mai? No, nel senso, ma mia figlia non fa queste cose. Ok, che sia stata o non sia stata tua figlia, che sia una parola calma in quel caso, tu la vai a tranquillizzare, non la ecciti ancora, certo, di più, no? All'ira, alla contesa, a dire no, no, ma cosa... Ok, va bene, mi scusi, no? Non si preoccupi, non capiterà più, non so, magari un qualcosa, mi dispiace, ma sarà potuto essere anche da mia figlia, però se è caduta la carta, faccio un esempio, io la raccolgo, no? Faccio questo esempio perché proprio un paio d'ore fa era successo nel nostro cortile, e non riguardava noi eravamo cenando fuori, e c'era un bambino che già da oggi prima aveva lasciato una bottiglia a terra di plastica vuota. Allora avevo detto a mia figlia già prima, raccoglila, se il bambino è andato via raccoglila, buttiamola, perché non è bello lasciarla lì anche se non l'hai fatto tu, no? E alla fine hanno preso questa bottiglia, non so come, dalla spazzatura, comunque se la sono ritrovati, perché ci stavano giocando, di nuovo è uscito tutto il bambino e se la sono ritrovati di nuovo questa bottiglia in giro, ne era un'altra, non lo so. Allora arriva il papà di questo bambino e gli dice, è tua quella bottiglia? Perché lui non sapeva, non l'aveva vista. Dice, è tua quella bottiglia? Il bambino gli dice no. Allora il papà gli dice, ok, allora lasciala lì. Noi dal balcone zitti, muti, nel senso stavamo cenando, abbiamo detto lasciala lì. All'improvviso risponde una signora dal quarto piano e dice, no, ma quella era sua, era sua, l'ho vista io. Allora lui fa, dice al bambino, ma è tuo? Dice, sì, ma è data prima la mamma. Allora dice, ah sì, perché l'ho vista io, perché... Allora, lì ci siamo resi conto, ecco, la differenza di cosa può essere, no? Che se anche non riguarda noi, no, perché questo poi, questo papà risponde vicino a questo figlio e dice... Vabbè, allora se tu la prendi, se non era tua, la rimanevi là, la lasciavi lì. Allora io ho detto, oh signore, cioè io a mia figlia gli ho detto, anche se non è tua, raccoglila, perché è giusto che sia pulito per tutti, ci giocate, no? E invece quello gli aveva detto, e ho detto il contrario. Quindi per far capire le differenze, come ti può essere impattante positivamente negli altri, perché? Perché quando io ho detto a mia figlia, lì c'erano anche bambini. E hanno ascoltato, poi ovviamente ognuno riceve ovviamente l'insegnamento, però la cosa bella qual è? È che noi possiamo impattare, che sia la vicina che sembra che non ascolta, ma magari è dal balcone, perché quella non c'era lì, fin quando non avete la bottiglia, appena il signore ha detto la bottiglia, boom! E quindi per dire come a volte pensiamo di non essere osservati, di non essere... E invece le persone sono lì che guardano, osservano, ci sentono, no? E quindi grazie Signore ancora per una parola amorevole di calma che possiamo mettere pace, mettere calma e non indurre. Oppure mi viene tipo un caso, no? Che per esempio qualcuno ha fatto un qualcosa e vai vicino ancora a un altro vicino di casa, per esempio. Un vicino di casa ha fatto qualcosa e tu vai ancora vicino, ma guarda, hai visto quello ha fatto? Allora invece di calmare, no? Di dire ok, magari no, ma sì, magari sei lì che alimenti, lì non è di certo una parola amorevole, ma è una parola che porta a eccitazione, all'ira, come dice la sua parola. Quindi vogliamo allontanare da noi tutto questo, ma portare a noi positivamente l'influenza a queste persone vicine a noi. Amen. Ancora con parola saggia, soave, grazia, appropriata, compassione, prudente, amorevole. Vediamo ancora, sorella. Parola di ringraziamento. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Prima Tessalonicensi 5:18. Amen. Pensavo, no? In ogni cosa rendete grazie, no? Anche il nostro modo di parlare verso gli altri.
di ogni cosa, per esempio, gli dico, c'è vicino a un ragazzo, una vicina mia di casa, ok, va bene, ok, grazie, anche se non ha fatto niente, no? Diciamo così. Ma lei mi dice, ma perché mi dici sempre grazie? Oppure dice, ma smetti di dirmi sempre grazie, no? Però è... deve far parte comunque di noi quella differenza, perché magari loro possono dare tutto per scontato, qualcosa che sia, che ne so, già solo affacciarsi e assicurarsi che anche la sua bambina sta bene, sta che stanno giocando, allora gli dico tutto ok, non ti preoccupare, allora lei dice ok, invece di dirmelo per esempio, dai a me grazie, io dico ok, grazie, ma mi viene proprio, no, allora poi dice, ma perché mi dici sempre grazie? Allora siamo sempre lì, il nostro modo, impattare a me positivamente. Vai sorella ancora. Parola incoraggiante. Ora fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e a essere paziente verso tutti. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno. Anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Prima Tessalonicesi 5:14-15. Amen. Procacciare sempre il bene l'uno verso l'altro, come ho detto prima, no? La parola amorevole, la parola incoraggiante, la parola ok. C'è il disordinato, la parola dice ok, ammoniamo gli disordinati, però confortiamo quelli che sono scoraggiati, sosteniamo i deboli, quelli deboli, no? Anche nella fede, le sorelle che magari sono intorno a noi, ad essere pazienti verso tutti. Una volta mi ricordo, sì, avevo condiviso un piccolo devozionale di come possiamo travolgere la sorella che è a fianco a noi, travolgerla nel senso positivo e dire... se tu sei in fuoco, di infuocare anche l'altra sorella, no? Per il Signore, di lasciarti influenzare e coinvolgere nel lato positivo, perché la sua parola dice anche che spirito e spirito si alleano, ok? Se io sono debole nel parlare, nel giudicare, faccio un esempio, con chi mi vado ad alleare? Con chi è debole, cade in questo, però si alleano, e noi invece cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... chi riconosce la sua debolezza in questo, cosa devi fare? Vai alle arti con chi ti può ti contagiare positivamente, ma non lasciarti e non andare da chi so, ok, io ho qualcosa da dire, so che la sorella Alessia mi ascolta, che mi dà ragione, che sicuramente la penserà come me, io vado da lei perché lei, no? E invece magari cosa può succedere? Che con lei possiamo camminare insieme, alleati, spirito e spirito, per esempio, gossip, commemorazione, eccetera, eccetera. Però posso sapere anche che se vado dalla sorella Valentina, la sorella Valentina dice, senti sorella, tu non stai facendo bene, nel senso, questa è mormorazione, guarda cosa dice la parola, no? E allora, cosa devo fare? Quello che mi conviene più carnalmente alimentare, andare con una sorella piuttosto che un'altra, e dire ok, mettiamoci a braccetto, non ti preoccupare, capisco la tua debolezza, però insieme ce la possiamo fare, ok? Dove c'è una parola in più, dove c'è una parola che non deve essere data, io ti aiuto, dove c'è una parola che c'è una parola in più detta in malo modo, nel senso negativamente, ti aiuto, ti posso pregare per te, vediamo cosa dice la parola, studiamo insieme, andiamo avanti, eccetera, eccetera. E invece non andare, no? Da chi è ancora più debole di te, ok? Quindi alleiamoci a quelli più forti di noi, rendendo bene per me, cioè anche bene anche se riceviamo il male, procacciando sempre il bene gli uni per gli altri. Guardate che nessuno renda male per male, ma procacciate sempre il bene. Io se so che la sorella mi viene a dire, sorella guarda che stop, fermati, perché questa è mormorazione, non permettere, no, al nemico, eccetera, eccetera, so che se lei me lo dice è perché ci tiene a me, ok? È perché mi sta dicendo, sorella, attenta per il tuo bene, ok? E per il tuo camminare, non cadere nella mormorazione, non cadere, non guardare a destra e a sinistra, guarda avanti, guarda a Cristo, mantieniti ferma, ok? Quindi alleamoci e sosteniamoci, se vediamo una sorella più debole, prendiamoci a braccetto, sosteniamoci in preghiera ed essere pazienti, soprattutto dice, gli uni verso gli altri. Non siamo tutti uguali? Adesso in questo caso stiamo parlando nell'ambito anche della Chiesa, no? Non siamo tutti uguali.
siamo diverse, la sorella è diversa da me, io sono diversa dalla sorella, però qual è la cosa bella? Una volta, una domenica, stavo condividendo con una sorella, gli dicevo questo, siamo diverse, però qual è la cosa bella? Che prima di tutto l'amore, l'agire, il parlare del Signore ci accomuna, e dove so che c'è un qualcosa della sorella che è diverso da me e che io non riesco, io, l'amore di Cristo supera quello, cioè io vedo la sorella con gli occhi di Cristo e ci amiamo e stiamo insieme, sopportandoci con pazienza l'una con l'altra, andiamo avanti, ho sbagliato, ok, ci perdoniamo, andiamo avanti nel nome di Gesù. Quindi come può essere bella avere quella fortezza, quell'unione che già qua abbiamo grazie al nostro Signore Gesù Cristo, amen, e che deve continuare ad essere saldo ed integro nel Signore, ok? Quindi sosteniamoci a vicenda. La sorella debole non è lì per essere giudicata, la sorella debole è lì per essere confortata e sostenuta. A me può essere un periodo, non deve essere sempre così. Può passare un periodo, può passare una prova, può passare una circostanza. Siamo insieme, andiamo avanti, ok? È un problema ovviamente se uno persiste ancora in quella debolezza, quindi stiamo attenti perché in quel caso c'è un qualcosa in più, ok? Amen. Ultima parola, vediamo. Parola sana. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Prima Corinzi 15:33. Cattive compagnie corrompono i buoni costumi. È chiaro, è chiaro. Non c'è da aggiungere. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Stiamo attenti anche con chi ci stiamo frequentando, con chi stiamo parlando, con chi stiamo, no? Come si dice, ce la stiamo facendo, no? Come si dice in Italia. Ed esaminiamoci, non c'è niente da aggiungere, perché dice non vi ingannate, le compagnie, le cattive compagnie sono così, ti portano, vuoi o non vuoi, devi essere tu che alimentandoti nel Signore puoi influenzare positivamente, però se già sei debole, attento, perché se già sei debole ti lascerà influenzare perché vieni coinvolto e farai quello che ti dice la cattiva compagnia, eccetera eccetera. Ma la fortezza in Cristo qual è? Che se tu ti mantieni nel Signore, arriverà al punto che la cattiva compagnia la lasci, oppure sei tu a impattare positivamente, sei tu a dare quella parola amorevole, sei tu a dare quella parola prudente, appropriata, di grazia, soave e saggia. Come dice sempre mio marito, fino a un certo punto c'è, come si dice, siamo che parliamo, siamo insieme, no? Come vicini di casa. Però c'è un limite, se ovviamente il limite viene superato, ok, tu stai nel tuo, io sto nel mio, perché io devo rendere al mio Dio, devo rendere la mia vita, la mia salvezza al Signore, quindi dove non vuoi tu arrivare, cioè la persona dove non vuole arrivare con te in Cristo, ok, stai, però io non oltrepasso il mio limite, io fin qua posso arrivare, poi oltre non posso. Ok, vediamo l'ultimo e poi vediamo anche il commento delle sorelle. Allora, vediamo influenzare positivamente con il tuo agire. Vai, sorella Alessia. Amen. Punto A. Buone opere. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5:16. Amen. Come possiamo influenzare con il nostro agire? Anche facendo opere, facendo gesti verso delle persone che magari non sono convertite, però un buon gesto fatto verso di loro può rendere in loro una, no? Per dire wow, non me l'aspettavo, che gesto, che carino, gesto, no? Che gesto amoroso, di affetto che avete potuto. Quindi nel nostro piccolo avere e fare dei buoni gesti per glorificare sempre il nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché ne vale la testimonianza del Signore. Amen. Punto B. Bontà. Ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Luca 6:31. Amen. Come dico sempre a mia figlia, fai quello agli altri, non fare agli altri quello che non può essere fatta tu. In questo caso fai agli altri quello che tu vorresti essere fatta, ok? Quindi se vorresti essere aiutato, aiuto. Facciamolo noi per primo, non aspettare che lo faccia l'altra persona. Fallo tu, in azione, nell'agire, e vedrai che le persone come rimarranno colpite, no?
da quel gesto e da quell'iniziativa. Amen. Punto C, testimonianza. Affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplenderete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Filippesi 2,15. Amen. Affinché siate irreprensibili. Io non so se siamo proprio a quel punto, magari nello sforzo che possiamo avere umanamente vogliamo arrivare a quella, no? A quella irreprensibilità. Però dove possiamo arrivare, facciamolo, no? Arriviamo con gesti, con la testimonianza, come abbiamo detto prima, nell'integrità, figli di Dio, in questa, veramente in questa generazione, come dicevamo prima, ormai perversa, persa, e come dice la sua parola, scusate, come dice la sua parola, Signore, salvaci da questa generazione perversa, perché è arrivato a un punto che più andiamo avanti, cioè io prima c'era un bambino nel cortile, noi sempre che eravamo cenando, questo bambino passava con la bici e diceva: io mi fumo la canna. Noi così, 6 anni, un bambino di 6 anni. Allora mia figlia gli risponde dal balcone: guarda che se fumi morirai. Mamma mia. Il fumo fa male, gli ha detto. Mi ha detto: il fumo fa male, eh? Allora di come può essere veramente... piccole cose che magari possono fare, però in quel caso magari l'ha sentito la vicina, l'ha sentito, che ne so, magari era per qualcuno, e detto magari a volte dai bambini, magari c'è, cioè, chi l'ascolta e chi magari viene preso in modo disprezzivo, no? Per dire, però come possiamo arrivare anche a quello? Sforzandoci di essere, siate irreprensibili. Amen. Il Signore ci va a mostrare se abbiamo dei punti che ovviamente dobbiamo migliorare, tutti dobbiamo farlo, affinché gli altri ci vedano, no? Lo dice la sua parola, affinché siate irreprensibili. Amen, Serena, vai. Punto D, buon esempio, presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, incorruttibilità. Tito 2,7. Testimonianza è anche un buon esempio, no? Perché se hai un buon esempio, hai anche una buona testimonianza, hai una buona reputazione, tra virgolette, e hai un buon, no? Però quella buona reputazione che possiamo avere in Cristo, quello che diceva la sora Maria domenica, a fine culto, che tanti tengono a mantenere la buona reputazione del proprio cognome familiare, eccetera, eccetera, però non ci rendiamo conto che la buona reputazione sia per il nome di Cristo nella nostra vita. Amen. Il nome di Cristo deve essere, è al di sopra di ogni altra cosa, e deve essere, come si dice, risplendente in tutto nella nostra vita, perché se noi falliamo, andiamo a infangare il nome di Dio, ok? È il nome di Dio che ne va in vergogna. Tante volte si fanno cose come figli di Dio, io adesso parliamo come chiesa, no? Come sorelle, che magari con dei gesti, no? Con malesempio, eccetera, eccetera, a volte dico: mamma mia, non ci si rende conto che si infanga il nome del Signore, no? Okay. Piuttosto fai quello che, tra virgolette, quello che vuoi, però quando si parla che c'è il Signore in mezzo, io dico sempre il Signore che ci fa finire in mezzo, perché alla fine poi la prima cosa che ti dicono: ma tu non sei quello che va in chiesa, tu non sei, no? E quindi è quello. Quindi ogni giorno vogliamo arrivare a quello. Testimonianza ovviamente abbinata al buon esempio. Vai, sorella. Punto E, amore. E Gesù gli disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Amen. Matteo 22, dal 37 al 39. Amen. Ama il tuo prossimo come te stesso. Amare anche il vicino antipatico, per esempio. Amare, non so, lavorativamente, il datore di lavoro, che sia il dipendente, che sia... qualsiasi cosa, amare il tuo prossimo come te stesso. Il Signore ci dice ad amare, ok, se posso fare, se posso dire una parola di amore, ok,
facciamolo. Però ci abbiamo fatto tutto e per tutto, no? Nel senso di ok, ho fatto questo, ma cioè nel senso non so più cos'altro fare, però noi tutto quello che possiamo fare, facciamolo per amore di Cristo, amen, per amor suo. Maestrelli. Punto F, fede. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Giacomo 2:26. Amen. Le nostre azioni ovviamente sono accompagnate dalla fede e ci sono le persone che vedono vicino a noi come ci muoviamo. Io, vabbè, questa era, volevo dirla per concludere, però mi viene adesso. Ci sono dei nostri vicini di casa dall'altro lato che io gli dicevo a mio marito un giorno, dico, ma come sembrano che ci spiano? Cioè, nel senso, non lo so, facciamo noi una cosa e dopo un po' vedi anche loro fanno la stessa cosa. Facciamo un'altra cosa e vedi anche loro fare. E dico, ah, ma pure sembrano che ci spiano, no? Però, da un lato, uno dice, vabbè, se può essere impattante, edificante per loro, gloria a Dio. Io mi ricordo quando ero in una fase particolare della mia vita, forse sì, era l'adolescenza, a me dava così fastidio che la gente faceva le stesse cose tue. Io la vedevo così una cosa orribile, così una cosa brutta, che dicevo, vabbè, se la faccio io, ma perché lo devi fare pure tu? No, io dicevo, se la faccio io. Invece adesso, guardandoli con gli occhi di Cristo, dico, ok, se può essere una cosa edificante, una cosa per che fa star bene quella persona, che può essere di testimonianza, che può essere un punto di fede, adesso ne gioisco, dico, ok, se la persona, cioè se quella persona, se quella sorella lo fa e si sente, no? Come è, sento gioia in questo. Invece mi rivedo prima che dico, mamma mia, mi rivedevo proprio, dicevo, no, se l'ho fatto io, perché, no? Gli dicevo, facevo, perché poi pensavo, no, perché quella è gelosa, perché io faccio, quella è gelosa, e la vedevo in un punto orribile. Invece poi quando inizia a crescere, il Signore inizia a mostrare delle cose e dici, ok, può essere di esempio, può essere qualcosa di buono, la sorella, il vicino, chi sia, lo fa, gloria a Dio. Amen. Quindi se possiamo essere di esempio in questo, perché no? Quindi la nostra fede accompagnata dalle opere, perché altrimenti è una fede morta. Amen. Punto G, purezza. La grazia è fallace e la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata. Proverbi 31:30. Amen. Quella donna pura, no? Nella sua bellezza, quella donna rara, quella che teme il Signore. Figuriamoci se, cioè, no, figuriamoci, se abbiamo tutte queste parole, no? Positive nel nostro parlare, nel nostro agire, altro che dovremmo essere, no? Imitate e ammirate, magari dalle donne, dire, wow, ma come parla, no? Quella donna, come è? C'è qualcosa di speciale, cioè si vede nel suo modo di parlare. E quindi quella purezza e quella grazia, quella bellezza che solo il Signore ci può dare ogni giorno. Amen. Amen. Per mezzo di queste scritture abbiamo cercato di spiegare che la nostra influenza è molto potente. Per mezzo di essa possiamo condurre altre persone alla salvezza o alla condanna. Dipende da noi, dice questa sorella, dipende da noi, dipende da te, dipende da me, quanto siamo, il livello di influenza verso gli altri, ma come possiamo anche noi gestire l'influenza che riceviamo negativamente, come abbiamo detto all'inizio. Un prezioso esempio di influenza positiva lo vediamo nella vita della nonna e della mamma di Timoteo. Mentre ricordo la fede non finta che in te e che abitò prima in Loide tua nonna e in Eunice tua madre, e sono persuaso che anche in te. Quindi possiamo vedere quell'esempio di influenza positiva in questo verso, in 2 Timoteo 1:5, di come è partito dalla nonna, dalla mamma e di come arriva poi a Timoteo. È l'unico esempio che fa della nonna nella Bibbia, perché in altri non c'è verso e non c'è nulla, non si parla del nonno. Solo in questo caso di Loide, la nonna e unisce la mamma di Timoteo. Quindi quel fatto di perseveranza che hanno avuto proprio di generazione in generazione. Senza dubbio quel bambino divenne il pastore Timoteo, grazie all'eccellenza dell'influenza che quelle due donne cristiane ebbero su di lui, la nonna e la mamma. Sorella, amica, molti intorno a te ti guardano, ti imitano,
perché non cerchi di essere la migliore influenza positiva per tutti loro? Cerca di trasmettere loro la vita di Cristo Gesù per poter dire come l'Apostolo Paolo: siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Primo Corinzi 11:1. Che tipo di influenza sei per le persone attorno a te? Cosa pensi di poter migliorare? Come pensi di poter migliorare questo importante aspetto della tua vita cristiana? Quindi questa sera vogliamo farci queste domande dopo questo bellissimo studio che ci hanno potuto condividere. Ringraziamo la sorella Pereira das Neves e ringraziamo la sorella Maria che ce l'ha condiviso e ringraziamo veramente il Signore per questa splendida parola. Come, che tipo di influenza sei per le persone attorno a te e come pensi di migliorare in questo affinché possiamo essere proprio di impatto per loro? E io voglio passare la parola alle sorelle qui presenti, se hanno qualcosa da aggiungere, un'esperienza personale o qualcosa che li hanno colpito, e poi ci arriveremo alla chiusura. Amen. Passo la parola prima alla sorella Valentina e poi la sorella Alessia. Amen. Amen. Pace di Cristo a tutte, sorelle. Vedere le scritte è d'impatto, tutte queste parole, tutte queste cose che appunto dovremmo sforzarci di metterle in atto. E ovviamente penso che almeno prima per me non sia facile, nel senso che tutti i giorni ovviamente dalla stress, dalla stanchezza, dalla vita di tutti i giorni, uno a volte non ci pensa e ti rendi conto dopo, magari dopo una reazione, una brutta reazione, o che sia con i bambini, col marito, con chiunque, magari ti rendi conto subito dopo di aver sbagliato o esagerato, o usato un tono sbagliato in quel momento, inappropriato. Però veramente che il Signore ci aiuti a modellarci, soprattutto con tutte queste parole, con dolcezza, amore, metterle tutte in atto sarebbe una cosa bellissima, soprattutto nei confronti del Signore. E penso che tutto questo formi poi la donna virtuosa che Lui desidera da noi. Amen. Quindi sarebbe veramente il minimo da poter fare nei confronti di Lui, verso il Signore, dopo tutto quello che appunto fa nei nostri confronti, dopo tutto quello che ci dà, tutto l'amore che ci dà Lui e la pazienza che ha verso di noi. Sarebbe il minimo che possiamo fare, quindi io per prima do appunto la promessa verso il Signore di provare a farlo. Sarebbe bello tenere questi punti a portata di mano, magari in giro per casa, ricordarci perché comunque noi, l'uomo tende a dimenticare, quindi prometto comunque di impegnarmi a doverlo fare, invito anche a voi a farlo e di essere riconoscenti verso il nostro Signore che ci ama tanto. Amen. Grazie sorella. E una cosa che adesso mentre parlava la sorella mi veniva in mente, no? Che avevo di nuovo letto: gestisci l'influenza negativa. Io non posso immaginare tutta l'influenza negativa che possono avere i nostri bambini anche a scuola. E lì dicevo: Signore, solo tu con i tuoi insegnamenti veramente puoi arrivare a loro a superare quell'influenza, e di come noi possiamo impattare positivamente, gestire questa influenza negativa, possono arrivare anche loro a un certo tipo di livello e dire: ok, questo bambino, cioè nel senso, non lo so, mi può dire delle cose, non so, le parolacce, quel che sia, di come loro possono superare quell'influenza negativa, di oltrepassarci, nel senso che però loro di mantenere il loro modo di impattare positivamente e agire positivamente per loro.
Io penso che è difficile, se siamo noi che troviamo difficoltà, no? In alcune cose, in alcuni punti, figuriamoci loro, il combattimento interno, perché ancora sappiamo loro, sono ancora piccolini, non hanno ancora lo Spirito Santo. Però già in loro c'è quel combattimento, ok, cosa fa, cioè, cosa posso fare, cosa posso dire, cosa mi dice la mamma, cosa mi dice il Signore, no? Cosa, no? Ricordarsi sempre di quegli insegnamenti, che se arriva quell'influenza negativa, come loro possono agire in tutto questo. E nelle scuole vi posso dire che già se ne vede parecchio, abbastanza, già delle minime scuole, dalle scuole basi, no? E... dalla materna, sì, in poi. Quindi preghiamo al Signore anche che loro possano gestire questa influenza negativa, se la vogliamo vedere nei diversi ambiti, no? La possiamo vedere in un'influenza negativa che sia nel matrimonio, che sia nell'uomo, che sia nella donna, in questo caso, verso i bambini. Possiamo applicarla in tutti i lati, in tutti gli ambiti. E quindi mi riporto da questo, perché visto che siamo nella puntata delle sorelle, magari tante di noi siamo mamme e tante volte non ci pensiamo alla questa influenza negativa che loro possono ricevere. Diamo tutto per scontato come se loro già sapessero tutto, però in alcuni punti magari uno dice pensavo che mio figlio sapesse questo, ma alla fine non lo sa ancora, non sa, ok, se il Signore te lo mostra è un punto in cui puoi parlare e andare, no? Lì amministrarlo. Vai, sorella Alessa, una parola a te. Amen, pace di Cristo. Amen. Ho diversi punti in cui dire un qualcosa, no? Partendo dall'influenza negativa, no? Molte volte mi è capitato dei primi due punti, familiari, gli amici, no? Di essere comunque a volte influenzata, nel senso, meglio, hanno cercato di influenzarmi. Io come punto di riferimento della mia famiglia ho sempre avuto mia mamma, nel senso con mia mamma io ho sempre parlato da quando ero piccola di tutto, di qualsiasi piccolezza, lei sapeva ogni cosa, no? Però nel momento in cui io mi sono convertita, che ho iniziato a seguire il Signore, che ho provato a parlare con lei del Signore, e da lì, diciamo, non voleva sapere più tutto, o meglio, lo sentiva ma non ci dava peso, no? E cercava sempre di, ma tu, ma perché, ma sì, ma non è che se non vai una domenica succede un qualcosa, non è che se il bambino fa così tu lo devi sgridare, cioè, tutti questi intortamenti, no? Che alla fine, per una persona appena convertita, due domande te le fai, nel senso, ma sì, cosa vuoi che sia, non vado al culto una domenica. Quando poi, crescendo, no? Quando il Signore ti dà la maturità, no? Di capire, della conoscenza della sua parola, ti rendi conto che non sono piccolezze, ma il nemico veramente è molto astuto, perché cerca sempre di punzecchiarti dove trova la tua debolezza. E anche con molti amici del mondo, che avevo, nel senso, ora il Signore, diciamo, ha allontanato, no? Ciò che faceva male a me, al mio spirito, perché la carne magari può far piacere a volte avere un'amica d'infanzia dove parlavi sempre, però spiritualmente sai che questa persona vicino a te non può farti del bene, ma può solo allontanarti dal tuo cammino. Allora il Signore in quel momento allontanato, ma nel vero senso della parola, tipo le mie amiche di infanzia, una vive a Barcellona e un'altra si è trasferita a Londra, quindi sono praticamente lontanissime, e da quando loro si sono, diciamo, trasferite non abbiamo mai avuto un contatto, magari ogni tanto un messaggio, tutto bene, ma mai più quello che c'era prima, no? E quindi anche lì nelle influenze negative mi sono ritrovata in questo, perché all'inizio, quando io ho detto alle mie amiche che mi sposavo, loro sono cadute dalle nuvole: come ti sposi? Ma sei pazza? Ma ti sei appena fidanzata? Ma no, non è possibile, ma cosa ti è successo? Hai preso una po'? Mi dicevano tutte queste cose che, devo essere sincera, mi facevano pensare, a dire veramente, ma cosa faccio? Cioè, ma... Invece
ringraziando Dio, perché io sono molto contenta di quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. Il Signore ha allontanato, il Signore ha messo una barriera, no? In questo, in ciò che poteva far male a me, al mio spirito, al mio cammino, no? E ringrazio Dio per questo. Per quanto invece riguarda la parte positiva, nel senso di come influenzare gli altri col nostro parlare, col nostro agire. In passato, prima della conversione, non mi piace usare questo, però per far capire a chi non conosce, diciamo, quando uscivo con i miei amici, no? Il punto in cui mi ha colpito questa cosa che mi ha fatto ritornare era la parola prudente. Praticamente, diciamo che dopo essermi convertita, io ho capito molte cose di me nel passato. Io giravo in una compagnia dove facevano cose che a me non sono mai piaciute, tipo, come dicevamo, fumare la canna, ma cose anche molto più gravi, nel senso, per la propria salute, per il proprio corpo. E io comunque, quando loro facevano queste cose, io non condividevo quello che loro facevano. A volte io mi mettevo lì e dicevo, ma scusa un attimo, ma ti stai rendendo conto di cosa stai facendo? Cioè, e una persona, una volta un mio amico mi aveva detto, ah, io lo faccio perché così non penso ai miei problemi, perché gli era anche mancata la nonna da poco, dice, se io faccio questo non penso a lei, sto bene. E ho detto, se stai bene tu così, però ti posso assicurare che se tu lo fai per questo motivo una volta, e in quel momento tu dici di non pensarci, quando ti svanisce questo effetto stupefacente, chiamiamolo così, cioè tu ritorni a pensare a quello che in quel momento non vuoi pensare, allora cosa fai? Lo rifai perché non ti fa pensare. Quindi mi sono sempre ritrovata a influenzare da non convertita, quindi pensiamo a se dovessi farlo ora, no? Alla potenza che ci sarebbe se io lo faccio veramente per l'amore di Cristo, a influenzare delle persone che stavano facendo in quel momento una cosa. E quel ragazzo si è messo a piangere in quel momento, non me lo posso mai dimenticare. Dice, ma tu lo sai che c'hai ragione? Mi diceva, ma che cosa sto facendo? No, no, non lo faccio più, non lo faccio più. Non l'ha fatto per quella sera, però penso che poi... Però veramente a volte non ci rendiamo conto che col nostro parlare possiamo influenzare le persone che ci stanno attorno, sia vicine che le persone che sono magari, come diceva la sorella Deborah, la vicina di casa. In quel momento magari che lei ha detto alla sorellina Esther di raccogliere la bottiglia anche se era sua, magari quella vicina che ha detto, si è affacciata poi dopo che il padre ha detto se non è tua lascia lì, avrà sentito quello che la sorella aveva già detto. Quindi facciamo veramente attenzione, no, a quello che diciamo, al modo in cui lo diciamo. E a me questo studio ha colpito molto quando l'ho letto. Sinceramente l'avevo letto molto, diciamo, come si diceva domenica, no? Che si, noi facciamo che sempre scorrendo, no? Col dito. E non l'avevo preso punto per punto, analizzato come si è fatto questa sera. E veramente... ringrazio il Signore, perché se noi veramente, come diceva la sorella Deborah, la sorella Valentina, scusate, avessimo tutti questi punti, no? Veramente la donna virtuosa esce in noi. Quello che il Signore vuole da noi è questo, portare, avvicinare le persone, farle innamorare del Signore come il Signore fa con noi giornalieramente. E questo sentivo di condividere, quindi sorelle vi incoraggio in ogni situazione, in ogni circostanza, anche la più brutta che ci sia, non perdiamoci d'animo. Amen. Rileggiamo queste parole, come possiamo agire. Amen. E come possiamo parlare per influenzare gli altri e non farci influenzare. Amen. Noi. Dio vi benedica. Amen, amen. Allora vogliamo chiudere con una preghiera, vogliamo salutare per le sorelle che hanno scritto in chat. Gloria a Dio, abbiamo una chat dal vivo, nel video, la sorella Maria Pia, che Dio ti benedica, Dorcas Italia, la sorella nostra presidente che ci dà le sue benedizioni. Una buona notte nel Signore, vogliamo chiudere con una preghiera.
e così che possiamo salutarci e rimanere in questo tema in riflessione e in meditazione per noi. Amen. Il potere dell'influenza. Che Dio vi benedica e pace di Cristo, buonanotte. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringraziamo, Signore per come sei stato tu a guidare ogni parola, Signore. Aiutaci Signore ad essere, Signore, influenti positivamente, Signore, a chi è attorno a noi, con il nostro agire e con il nostro parlare, Signore. Ti chiedo veramente, Signore, di manifestarti nelle nostre vite, Signore. Avere, Signore, quella comunione quotidiana con te, Signore. Avere, Signore Santo, testimonianze, Signore, ogni giorno, Signore, di donne, Signore, che mirano, Signore, a vedere il cambio in noi, Signore, a vedere quella differenza, Signore, a vedere, Signore, il nostro modo di agire, di parlare, che sia diverso dagli altri, Signore, ma fatto con il tuo amore, Signore, fatto con la tua bontà, con la tua maestà, Signore Santo, che possa sempre risplendere il tuo nome, Signore. Grazie per ogni cosa, Signore, guidaci nel resto di questa notte, Signore, veglia su di noi, Signore, benedici le mie sorelle in ascolto, Signore, che ascolteranno, Signore, nel tuo santo nome, guardaci in questa notte, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. 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 Pace di Cristo, sorelle, che Dio vi benedica. Un saluto nell'amore di Cristo. Pace di Cristo. Amen.